Buonasera e benvenuti, rieccoci qua, quarto appuntamento di questo lungo palinsesto per la settimana mondiale della fisioterapia organizzato da AIFI, Associazione Italiana di Fisioterapia. Quest'occasione è il quarto di una serie di eventi che i gruppi di interesse specialistico vogliono dedicare ai fisioterapisti, al cittadino, alle società scientifiche e a tutti coloro i quali nella loro vita hanno incontrato un fisioterapista o hanno avuto a che fare con un professionista sanitario della salute come il fisioterapista. Questa serata è dedicata interamente all'attenzione dei disturbi muscoloscheletrici ed è stata fortemente voluta dal gruppo di interesse specialistico GTM, gruppo di terapia manuale e fisioterapia e riabilitazione di disordini muscoloscheletrici. Per cui, per questo motivo, per non indugiare nell'attesa che sempre più persone condividano questa diretta e si colleghino, lascerei sin da subito la parola per i saluti e gli onori di casa a Filippo Maselli, il presidente del GTM. Filippo, non ti sentiamo. Devi provare ad accendere il tuo microfono. Adesso mi dai un Ok, certo? adesso Perfetto. siamo, perfetto. Perfetto. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie di essere qui con noi questa sera. Grazie Mattia per l'apertura. Come ha detto giustamente Mattia, oggi è il preludio di quello che domani sarà la giornata mondiale della fisioterapia. AIFI, insieme a tutti i gruppi di interesse specialistico, vuole celebrare questa giornata proprio per sostenere e contribuire allo sviluppo della fisioterapia e al sostenere i pazienti che hanno quotidianamente necessità del nostro operato. Quest'anno, come sapete, così come l'anno scorso, è stato caratterizzato purtroppo da fatti spiacevoli, quindi la pandemia ha contribuito in senso negativo a farci cambiare vita, però è vero anche che quest'anno è stato anche un anno di belle cose, di belle sorprese. Abbiamo vinto gli europei di calcio, abbiamo vinto tante medaglie alle Olimpiadi, abbiamo vinto tante medaglie anche alle Paralimpiadi. E se fate caso, sia in un caso negativo come la pandemia e quindi come tutti i pazienti affetti dal Covid che hanno avuto gli esiti nei quali è stato necessario l'intervento importantissimo dei fisioterapisti anche nel mondo dello sport. È stato necessario l'intervento di noi fisioterapisti. Quindi, nel nostro specifico, la fisioterapia muscoloscheletrica, i fisioterapisti specializzati in fisioterapia muscoloscheletrica hanno dato il loro contributo e continueranno a darlo. Quindi, personalmente, è come se fosse la nostra rivincita nei confronti del Covid, è come se fosse la nostra medaglia d'oro. Quindi quest'anno la giornata mondiale della fisioterapia ha un sapore diverso, ha un sapore speciale, quindi spero che tutti voi continuerete a seguire questa serata e lascio di nuovo la parola a Mattia, io sarò qui ad ascoltarvi, a seguirvi e grazie a tutti voi per essere, come dire, il motore della nostra vita, così come noi rimettiamo in moto la vostra. Grazie. Grazie Filippo, da parte tua sono sempre gradite queste parole che riescono sempre a mirare esattamente nell'obiettivo e che da un certo punto di vista scaldano anche il cuore. Passerei nel dare la parola al dottor Firas Murad, vicepresidente nazionale GTM, che ci accompagna in questa prima parte di questa serata per darci alcune delucidazioni e soprattutto per raccontare in una sorta di cronistoria quello che è il profilo del fisioterapista specializzato in riabilitazione muscoloscheletrica, specificandone le accezioni e le peculiarità, perché, come ho detto poc'anzi, si tratta di un professionista che acquisisce una specializzazione avanzata nei confronti di un determinato ambito di trattamento di patologie. Per cui lascerei a Firas gli onori di casa ponendogli una prima domanda
e anticipando un po' la terminologia inglese, di cosa si parla, di cosa si tratta quando parliamo di specializzazione in riabilitazione di disordini muscoloscheletrici e, per i più anglofoni, in che cosa consiste il titolo di OMPT, ovvero sia fisioterapista manipolativo ortopedico. Anzitutto buonasera Mattia, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, saluto calorosamente anche Filippo il presidente e grazie ad AIFI per questa opportunità. Mi è stato dato il compito di, insomma, cercare di rendere comprensibile con un linguaggio quindi appunto facilmente trasferibile cosa facciamo esattamente noi fisioterapisti specializzati nell'ambito muscoloscheletrico. Prima di partire, Mattia, ti chiedo una cortesia, l'audio si sente bene? Sì, l'audio si sente bene, non abbiamo ricevuto segnalazioni. Benissimo, passo allora a rispondere alla tua prima domanda. In Italia, appunto, esiste questa categoria di fisioterapisti che sono definiti specializzati proprio perché ottengono un titolo accademico, ovvero un master di primo livello, che attesta appunto l'acquisizione di competenze, chiamiamole già avanzate, nel dominio delle problematiche o dei disturbi, come vogliamo meglio definirli, muscoloscheletrici, o meglio neuromuscoloscheletrici. Poi magari cerchiamo di dare qualche esempio in più di questo. Di cosa si occupa esattamente il fisioterapista muscoloscheletrico? Appunto, è un'area specialistica della fisioterapia che tratta, appunto, abbiamo già anticipato, disturbi di origini neuromuscoloscheletriche e basa la sua pratica clinica fondamentalmente su alcune peculiarità, di cui la più importante è una spiccata capacità di ragionamento clinico, quindi basa la gestione del suo paziente su una valutazione attenta sulla quale la competenza ragionamento clinico gli permette di scegliere o applicare trattamenti altamente specifici rivolti ovviamente alla singolarità della persona che ha di fronte. Tra questi trattamenti, interventi, annoveriamo classicamente le tecniche manuali, quindi quella che viene definita la terapia manuale, manipolazioni, mobilizzazioni, trattamento dei tessuti molli, e l'esercizio terapeutico sicuramente sono i due domini e le due strategie più frequentemente utilizzate, che sicuramente chi ci ascolta, i più che ci ascoltano, hanno senz'altro presente. Altra cosa molto importante che dobbiamo aggiungere però è che la scelta degli interventi, quindi la pratica del fisioterapista specializzato, è fondata sulle migliori e le più recenti evidenze scientifiche, quindi definiamo i suoi interventi supportati, basati sulla letteratura scientifica, quindi su le scelte che vengono fatte sono supportate da studi che dimostrano l'efficacia dei trattamenti, e ovviamente su un framework, o meglio, scusate la parola inglese, ho sbagliato, un modello, un modello che viene definito biopsicosociale, ovvero non si occupa solamente appunto del dominio biologico, fisico, quindi trattare solo il corpo, ma cerca di inquadrare la persona e la problematica all'interno anche di altri aspetti molto importanti che possono determinare, comunque sono, possono intervenire nei problemi o nei dolori presentati dal paziente, come quello che viene definito psicologico, ma non intendiamo psicologico come una problematica, una patologia, ma semplicemente fattori stressanti, preoccupazioni, comportamenti non adeguati rispetto alla problematica, quindi tutte quelle altre sfumature che possono modificare la prognosi del paziente, e ovviamente il contesto anche sociale, ovvero analizza anche l'impatto che questa problematica ha sulla persona nella sua quotidianità. E quindi cerca appunto, sulla base di tutta questa analisi e di tutte queste competenze, di proporre strategie di, il termine corretto è gestione, che sono appunto altamente personalizzate
alla singolarità della persona che richiede il suo aiuto. Bene, grazie mille Firas, credo che hai delucidato in maniera assolutamente puntuale il profilo del fisioterapista specializzato in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici, proprio perché questa serata vuole targetizzare il più possibile non solamente i professionisti, ma soprattutto i cittadini e i pazienti. È anche doveroso specificare come questa specializzazione non si acquisisca con il semplice passare del tempo o attraverso il conseguimento del titolo di laurea abilitante alla professione, ma che culmina al termine di un percorso vero e proprio garantito da dei master universitari che sono attivi in Italia e che è, come dire, ben delineato da un percorso didattico molto, molto intenso. Sapresti dare qualche nozione, qualche informazione in più rispetto appunto a come avviene il processo di specializzazione del fisioterapista in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici? Certamente, Mattia, grazie per la domanda e diciamo che riprendiamo un pochettino anche quel termine inglese che hai utilizzato precedentemente. Il concetto fondamentale da comprendere è che appunto questi fisioterapisti sono specializzati, ma questa specializzazione ovviamente è accreditata dal conseguimento di un titolo accademico, come hai ben anticipato, quindi un master di specializzazione specialistico, che è un percorso che dura 2 anni. Dobbiamo però anche sapere che questo master, che ovviamente riconosce la specialità nel contesto italiano, equivale a livello internazionale a quell'acronimo che hai utilizzato precedentemente, ovvero la specialità in inglese è Orthopedic Manipulative Physical Therapist, ovvero fisioterapista manipolativo ortopedico. Perché è importante fare questa relazione tra queste due entità, quindi master e certificazione internazionale OMPT? I master italiani sono strutturati, costruiti secondo degli standard internazionali, quindi il titolo italiano è il master, ma il titolo internazionale è appunto quella certificazione in OMPT, che vengono appunto conseguiti tramite il percorso universitario e poi ovviamente tramite la partecipazione al proprio gruppo di appartenenza specialistico, in questo caso che è il gruppo di terapia manuale fisioterapia muscoloscheletrica. Perché è importante questo? Perché questi master, essendo monitorati da questo ente internazionale, che appunto si chiama, l'acronimo inglese è IFONT, ovvero la Federazione Internazionale dei Fisioterapisti Muscoloscheletrici o Manipolativi Ortopedici, racchiude appunto per ogni nazione tutti questi percorsi che vengono garantiti proprio perché sono costantemente monitorati. Il monitoraggio permette appunto l'aderenza di questi master a quelli che vengono definiti degli standard, il documento di standard che è costantemente aggiornato, e questo documento di standard traccia le linee guida su le modalità pedagogiche, formative, i contenuti e gli aggiornamenti che questi fisioterapisti devono mantenere e avere e quindi garantire appunto ai master sempre un altissimo livello di eccellenza di formazione. Mi senti, Firas? Io ti sento, tu mi senti? Ho avuto un piccolo ritardo. Abbiamo parlato di competenze avanzate, di capacità di riconoscere anche quelli che vengono generalmente individuati come fattori contesto, quindi aspetti anche di tipo psicologico, cognitivo, comportamentale. Per andare un attimino di più nel dettaglio in quello che poi è il risvolto più clinico della pratica quotidiana, credo che sia anche doveroso poi esplicare magari in maniera più semplice cosa fa poi realmente nella quotidianità il fisioterapista specializzato in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici. Tra poco avremo le testimonianze dirette di alcuni pazienti che ci racconteranno la loro storia, però credo che avere il punto di vista anche di chi esercita quotidianamente con passione da più di 10 anni questo lavoro possa essere sicuramente utile per comprendere al meglio il ruolo che riveste questo professionista della salute. Sì, Mattia, hai perfettamente ragione.
e quindi cerchiamo magari di dare qualche esempio su cosa significano, che cosa rappresentano nella vita reale questi disturbi o problematiche neuromuscoloscheletriche. Sono appunto tutte quelle patologie che comunemente quasi tutti proviamo una volta nella vita, quindi parliamo per esempio di lombalgia, mal di schiena, quindi dolore cervicale, dolore di spalla, qualsiasi disturbo o problematica degli arti inferiori che possa essere sia di origine traumatica sportiva come una distorsione di caviglia, ma anche post-chirurgica come può essere una lesione di crociato, mi viene da dire, o comunque una riparazione di un tendine, di una spalla, di una cuffia dei rotatori. È anche vero però che tratta anche un dominio che viene definito neuro, ovvero anche tutte quelle problematiche correlate come possono essere il dolore, insomma, uso un termine forse più comunemente utilizzato, la sciatica ad esempio, o una radicolopatia, viene definita quella cervicale, quindi la cervicobrachialgia forse tipicamente un paziente può comprendere più facilmente, quindi anche tutte quelle altre problematiche correlate appunto a disturbi come più comuni come sono appunto mal di schiena o il dolore cervicale. Tutto questo ovviamente, scusami. Sì, prego. No, vai tranquillo, assolutamente. No, volevo aggiungere solo un'altra cosa. Chiaramente, come abbiamo descritto prima, le competenze avanzate di questo fisioterapista specializzato gli permettono chiaramente di avere un'ottica e una prospettiva, oserei dire, privilegiata di lavoro ottimale anche in un contesto interdisciplinare, ma non soltanto, ma lo legittima sicuramente anche un'attività ad accesso diretto e quindi insomma essere un professionista di primo contatto per queste problematiche, chiaramente sempre quando indicato necessario in un rapporto interprofessionale con altri professionisti sanitari. Come dicevamo prima, giusto per fare qualche esempio in più sulle strategie che può utilizzare nel trattamento o nella cura dei suoi pazienti, insomma, oltre a tutto quello che abbiamo descritto prima, è sicuramente uno dei cardini che guida la sua pratica clinica è appunto la centralità della persona, quindi costruire intorno alla singolarità della persona, non della problematica o della patologia, ma della persona, un percorso di cura molto specifico e concordato col paziente, e quindi questo gli dà una forte attitudine anche a aspetti direttamente correlati e ugualmente importanti come educare, si dice, comunque far partecipare il paziente in modo attivo nel suo processo di cura, magari insegnandogli anche strategie di autotrattamento, comunque con consigli, ad esempio, anche di cambio di stile di vita o semplicemente aiutandolo a gestire tutte quelle attività che possono essere provocative o incentivare quelle altre che invece possono essere d'aiuto per migliorare il processo di guarigione. Quindi una gestione abbastanza ampia della problematica, ma più che della problematica è corretto dire della persona. Grazie mille, Firas, per concludere questa prima sessione di delucidazione del profilo. Mi sorge spontanea una riflessione o comunque un chiarimento ed una curiosità. Risaputamente anche i mass media tendono a parlare della professione del fisioterapista come una professione molto giovane, che arriva da un know-how storico e di conoscenze che è ancora probabilmente molto lontano da quella di altre professioni della salute. Non parliamo dell'arte medica, ma pensiamo ad esempio ai paragoni che viene fatto con la figura dell'infermiere. In questo senso, a che punto siamo in Italia rispetto ad altre nazioni dell'Europa e perché no del mondo, giacché hai parlato di una attestazione di un titolo che viene rilasciato a livello europeo e che viene riconosciuto. Il fisioterapista abilitato alla professione e specializzato nella riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici, ad oggi è davvero un fisioterapista moderno o c'è ancora qualcosa che si può in cui possiamo migliorare? Grazie per la domanda, Mattia. Io
magari spiego anche di cosa mi occupo un po' più nel particolare nella formazione fisioterapista, in modo da dare, insomma, supporto alla mia risposta alla tua domanda così interessante. Personalmente, sono il delegato italiano, e quindi rappresento internazionalmente l'Italia in questa federazione, e mi occupo un pochettino della gestione di questo famoso monitoraggio di cui abbiamo parlato. Quindi attraverso, grazie al supporto di valutatori esterni, quindi i master italiani sono valutati da valutatori esterni, io mi occupo un pochettino di questo, della gestione di questo processo. Ebbene, in Italia, devo dire, negli ultimi anni, nonostante, come ben anticipato, la nostra professione è estremamente giovane, ma sta crescendo in maniera incredibile, forse una delle professioni che sta crescendo di più al mondo. E in Italia devo dire che su questo aspetto in particolare siamo sicuramente all'avanguardia, nel senso che ovviamente il monitoraggio è un processo continuo, ma consta di continui passaggi, e noi diciamo che siamo messi a buon punto rispetto a nazioni che hanno più storia, come possono essere gli Stati Uniti, l'Inghilterra o l'Australia, che sono un po' i nostri riferimenti per la nostra professione. Quindi già molti master hanno superato una fase di monitoraggio e sono effettivamente i master sono effettivamente accreditati a livello internazionale, anche perché grazie a questo stato avanzato del monitoraggio, il gruppo di terapia manuale fisioterapia muscoloscheletrica è diventato una vera estensione in Italia di questa federazione internazionale, che ricordo è un sottogruppo dell'Organizzazione Mondiale dei Fisioterapisti, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo me questo era un cappello importante. E abbiamo parlato di stati che qualcosina sicuramente hanno un po' più di storia rispetto a noi, e probabilmente anche la legislazione locale gli permette sicuramente di essere un po' più flessibili su determinate possibilità, o comunque accelerare un pochettino il processo di crescita. Ad esempio, mi viene in mente in Inghilterra le competenze avanzate che il fisioterapista acquisisce gli permettono addirittura di fare il termine tecnico è il triagista, il valutatore, diciamo, delle problematiche muscoloscheletriche in pronto soccorso. Quindi, se tu, ad esempio, paziente, hai una distorsione di caviglia, vai in pronto soccorso, la prima persona che incontri è un fisioterapista che ti saprà dire se è indicato andare a vedere un medico specialista, oppure ti prescriverà una visita, un fisioterapista per un percorso di cura, oppure ti darà delle indicazioni per autogestire la problematica perché non è grave. In Inghilterra addirittura siamo arrivati al punto in cui fisioterapisti molto esperti, che quindi hanno un curriculum di un certo tipo, hanno una formazione, una storia accademica molto importante, vengono definiti consultant, ovvero lavorano praticamente come un medico specialista, tant'è che il paziente arriva in ospedale e decide se vedere il fisioterapista oppure faccio un esempio, il medico ortopedico. E questo in Inghilterra, per esempio, prende il nome di, non so se è una parola che riusciremo a comprendere tutti quanti, ma in inglese extended scope of practice, ovvero un fisioterapista che ha una pratica, diciamo, un po' più avanzata rispetto ai colleghi fisioterapisti. Bene, Firas, grazie mille. Ancora di nuovo Spero, tutte. insomma, di aver dato il mio contributo, di essere stato sufficientemente facilmente comprensibile, ma spesso per noi tecnici non è facile. E ti Assolutamente sì. Di ringrazio. E nuovo ringrazio tutti gli grazie, ascoltatori per il tempo. soprattutto perché sei riuscito a delineare un profilo assolutamente complesso ed articolato che spesso e volentieri non viene riconosciuto e forse in partenza non è assolutamente conosciuto ai più. Abbiamo parlato di centralità della persona e quindi quale occasione migliore per provare a dare la parola ai pazienti che sono appunto la centralità del nostro trattamento. Quindi, nuovamente, con una magia richiamo
Firas, che però ha questa volta in diretta una sua paziente. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. E per cui, visto che non ci devono essere timori reverenziali, lascerei alla paziente il racconto della sua esperienza diretta con la fisioterapia e il rapporto instaurato con il suo fisioterapista di riferimento nel processo di cura. Innanzitutto vi volevo ringraziare per avermi invitato per parlare della mia esperienza personale. Ci terrei a condividere con voi non solo la mia di esperienza, ma anche quella di tante atlete, in quanto io sono un'allenatrice di ginnastica artistica, ho una squadra che gareggia a livello regionale e nazionale e alla quale affido con fiducia al dottor Firas tutte le cure di cui hanno bisogno. Sicuramente la qualità che mi ha colpito di più è l'empatia che si viene a creare appunto con il terapista e la capacità di ascolto e di comunicazione sia nei confronti miei che appunto, come dicevo prima, nei confronti di tutte le mie atlete che sono state seguite. Il fatto che venga spiegato con estrema attenzione qual è il tipo di problema e cosa verrà fatto poi per decidere insieme in maniera condivisa il tipo di trattamento è secondo me una cosa fondamentale che coinvolge anche proprio nel seguito della terapia. Inoltre gli strumenti che vengono dati, ossia gli esercizi e le indicazioni sia sullo stile di vita da mantenere, sia sull'atteggiamento in palestra e gli esercizi appunto da svolgere per gestire il problema. E un'altra qualità che ho apprezzato molto è sicuramente il fatto di poter fare poche visite a vantaggio di un autotrattamento da svolgere anche a casa, soprattutto con esercizi appunto come dicevo prima specifici in base al tipo di sport che viene svolto. Tutti questi trattamenti comprendono sicuramente tante strategie, ovviamente in primis la terapia manuale, l'educazione al movimento, all'esercizio, ai consigli che vengono dati e indubbiamente anche sulla gestione degli allenamenti e dei carichi da seguire, che non è da sottovalutare. Spero di poter essere stata d'aiuto. Assolutamente sì, grazie mille. Grazie per la testimonianza, assolutamente concreta, proprio perché live e tangibile anche solamente nel luogo fisico, visto che siete tutti e due nello stesso ambulatorio. Quindi ringrazio di nuovo Firas e chiamerei a seconda testimonianza per fare un parallelismo, questa volta un mio paziente, quindi Paolino, benvenuto e grazie di essere qui con noi questa sera. Buonasera a tutti, grazie a voi dell'opportunità che mi avete, diciamo, dato, ecco, di portare la mia testimonianza. Ecco, come potete sentire, Paolino, come me, è in Trentino, da noi c'è ancora la luce, quindi lui non teme il freddo, è all'aperto con il suo bel colletto sbottonato, noi non soffriamo ancora il freddo. Due domande ovviamente velocissime, non per sminuire il ruolo del paziente, ma perché la serata sarà ancora lunga. Come dicevo, Paolino è stato un mio paziente che ha vissuto, diciamo, due esperienze non esattamente analoghe in questo percorso che abbiamo costruito. Quindi la prima domanda è: che esperienza hai avuto quando ti sei confrontato per la prima volta con un fisioterapista specializzato in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici? Perché problema e qual è stato, insomma, l'iter a cui sei stato sottoposto? Allora Mattia, come tu ben sai, ma ovviamente gli altri, diciamo, partecipanti non sanno, io faccio attività, diciamo, prettamente di corsa da diversi anni, tutto a livello amatoriale. Tu sai che anche noi a livello amatoriale abbiamo, diciamo, il non poter fare attività sportiva o una limitazione o il dolore continuo in questa pratica, diciamo, diventa una cosa insormontabile. E quindi io per anni mi sono trovato nella situazione di
diciamo appunto praticare questa attività con continuo dolore, soprattutto localizzato a livello del sotto il polpaccio, a livello del tendine d'Achille. Poi ripeto, non ho i termini tecnici, quindi. Però ecco, il praticare questa attività con questo dolore persistente, con fasi più acute e altre meno, ti dirò, è stata veramente una lotta che, diciamo, fino che mi ha portato per fortuna appunto nelle tue mani, e mi ha permesso tramite appunto degli esercizi mirati un'analisi completa, diciamo anche a livello del posturale, anche della corsa, di poter capire cosa non stava funzionando, cosa che purtroppo non sono riuscito a trovare negli anni, e mi ha portato a continui, diciamo, trattamenti con vari tecar terapie, con appunto nelle fasi più acute il continuo ricorrere al ghiaccio, insomma continui dolori che bene o male mi avrebbero fatto smettere di praticare attività sportiva. Insomma, questo è un po' diciamo quello che era la mia testimonianza, ecco. E proprio perché gli sportivi non si fermano mai, ovviamente grazie ad un piano riabilitativo condiviso sei riuscito a tornare a fare quello che più ti piace. Dall'altra parte però ogni tanto la sfortuna non si limita nel colpire gli altri, ma colpisce di nuovo anche i protagonisti di questa storia, e quindi a pochi mesi di distanza hai subito un trauma da caduta che ti ha impegnato, ahimè, ti ha visto coinvolto in una problematica di spalla, e credo che questa sia forse l'occasione migliore per raccontare una seconda parte che dà importanza a come il fisioterapista si possa avvalere di una rete di professionisti laddove si evidenziano dei limiti insormontabili di competenza nella gestione di un disturbo che richiede altri tipi di intervento. Sì, ecco, appunto, come dicevi giustamente tu, appunto, i guai non arrivano mai da soli. Ho avuto questo ulteriore trauma, e l'approccio è proprio stato quello che hai descritto tu, cioè l'approccio io ho chiesto al fisioterapista, mi sono affidato a lui, lui mi ha, diciamo, appunto, ha raccolto le mie testimonianze, ha raccolto la mia, diciamo, analisi di quanto era accaduto, mi ha fatto tutta una serie di domande, e successivamente mi ha dirottato lui sullo specialista di turno, quindi se affidarmi all'ortopedico piuttosto che analisi, quali analisi affrontare, insomma. Quindi è stato proprio il mio punto di riferimento nell'affrontare appunto questa ulteriore problematica, ecco. Perfetto, Paolino, grazie mille, grazie per il tempo dedicato. Noi ci vedremo presto in ambulatorio, quindi avremo sicuramente occasione. Io intanto ti ringrazio di nuovo e grazie ti a voi. Grazie ancora. E buon lavoro a tutti. Grazie a voi. Continuiamo la nostra lunga serata. Abbiamo avuto con questa testimonianza dei cittadini l'occasione di parlare dell'importanza della multidisciplinarietà e di quanto sia fondamentale coinvolgere all'interno del processo di cura altri professionisti della salute. Questa occasione creata dal colloquio con il paziente a sua testimonianza apre le porte alla sessione successiva, e per cui chiamerei intanto il collega Fabrizio Brindisino, anche lui membro del direttivo del GTM. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio e ben arrivato. Grazie. È qui con noi questa sera per essere, insomma, magistrale intervistatore della nostra dottoressa Maria Teresa Pereira. Buonasera a tutti. Buonasera dottoressa. La dottoressa Maria Teresa Pereira è presidente del comitato di riabilitazione SIA Gascot, una delle società scientifiche di più alto rilievo in Italia,
e quindi lascerei a Fabrizio e alla dottoressa lo spazio concordato per sottolineare l'importanza di come l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti voglia sempre di più solidarizzare ed implementare la collaborazione con le società scientifiche. A voi la parola e grazie sin da subito. Grazie Mattia. Sì, è il piacere mio è intervistare Maria Teresa. Per gli amici, insomma, ormai la collaborazione è una collaborazione che dura da un po' di tempo. Ed è un piacere perché rappresento in questo tempo il trade union tra quello che è appunto l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti e la SIAG ASCOT, come ha detto Mattia, l'associazione prestigiosa di amici ortopedici e fisiatri che si occupano effettivamente di chirurgia. E quindi è veramente poi palese quello che è il ruolo di AIFI nel voler effettivamente tessere legami con queste realtà così, così prestigiose. E Maide, anche dal punto di vista suo, è un trade union da quello che è l'ambiente prettamente ortopedico e quello che è l'ambito riabilitativo del nostro comitato. Quindi ancora una volta, Maria Teresa, benvenuta e grazie veramente di rappresentare SIAG ASCOT qui. Grazie Fabrizio, come hai detto è qualcosa che a me appartiene il condividere con persone che collaborano quotidianamente con me, perché il ruolo del fisiatra, come hai ben detto te, è un trend di unione tra le figure che siete voi e l'ortopedico e il paziente, quindi credo che il nostro ruolo deve essere proprio di collaborazione, di implementare e migliorare il vostro lavoro insieme al lavoro dell'ortopedico per ottenere il miglior risultato sul paziente, perché il nostro obiettivo finale è sempre quello, cercare di non solo guarire la malattia del paziente, sino portarlo a uno stato ancora migliore di quello che era prima. Questo è un concetto che io condivido da sempre. E come sappiamo, la SIAG ASCOT è una delle società ortopedico sportive più importanti, anzi la più importante che esiste in Italia. È chiaro che noi siamo minoranza, però cerchiamo, Fabrizio lo sa benissimo, sempre di cercare il nostro piccolo spazio. Sì. E credo che ci stiamo riuscendo. E figura come te, figura assolutamente, e strutture come AIFI sono quelli che ci potranno dare la differenza, ecco. Bene. E allora a noi interessava soprattutto sapere appunto il tuo pensiero, tu che sei comunque una fisiatra dello sport, no? Quindi interessava sapere il tuo pensiero rispetto a quella che è l'importanza quindi della fisioterapia e in ambiente prettamente sportivo e anche come appunto responsabile del comitato di riabilitazione della SIAG ASCOT anche in ambito prettamente post-chirurgico, quindi un percorso di accompagnamento del paziente che dalla sala operatoria poi perviene, ce lo si augura, al miglior stato di salute fisico e psicologica possibile. Cosa fa la fisioterapia? Perché è importante? Allora, la fisioterapia ovviamente è fondamentale, tu l'hai detto. E perché è fondamentale? Perché 99 su 100 l'aiuto dello staff che prosegue all'intervento chirurgico, quindi il fisiatra e il fisioterapista in seguito, uno, riassicurano al paziente sulle cose che può e non può fare, che spesso magari l'ortopedico preso da altre situazioni non fa, o lascia un po' meno importanza. Noi lo sappiamo nel nostro lavoro quotidiano, magari il protocollo è stampato, consegnato al paziente dopo l'intervento, che va bene per tanti, però magari per altri no. E riassicurarlo su che cosa può fare in ogni step del suo percorso post-operatorio è fondamentale. In questo sicuramente AIFI insieme a SIAG ASCOT, come abbiamo e stiamo cercando di fare, quindi è riuscire a trovare un trend di unione per conoscere bene e dare a conoscere al fisioterapista che lavora sul paziente post-chirurgico il tipo di tecnica, le limitazioni in ogni fase, le cose che si possono o non possono fare in ogni step del percorso post-operatorio sono fondamentali per ottenere un risultato ottimale e non avere dei piccoli inceppi nel nostro percorso. Questo
è molto importante. Grazie, grazie. E quindi quanto giudichi importante la formazione del fisioterapista che tratta i pazienti appunto post chirurgia su temi prettamente chirurgici? Quanto è importante che il fisioterapista vada in sala operatoria? Quanto è importante che il fisioterapista conosca le dinamiche chirurgiche rispetto a un impianto, mi viene da dire, di protesizzazione di anco di ginocchio, piuttosto che conosca le ancorette e i mezzi di fissazione per quanto riguarda una riparazione di cuffia? Cosa può dare questa formazione in più a un fisioterapista rispetto a un collega che magari non ha possibilità di essere formato in questo modo? E guarda, la conoscenza della tecnica chirurgica e il potere andare in sala operatoria a vedere, io come fisiatra ho considerato fondamentale il farlo. Dai miei primi inizi, io sono partita con il ginocchio a Bologna, al Rizzoli, con il professor Marcacci e il famoso gruppo Isokinetic, e andavo sempre in sala operatoria e sapevo la tecnica chirurgica di tutti i pazienti che seguivo. Questo, paragonabile al fisioterapista, è indispensabile. E ti faccio un esempio. Per esempio, se io devo riabilitare un legamento crociato anteriore, con una tecnica chirurgica o un'altra, o un legamento, un tendine rotuleo o un semitendinoso, per farti capire... un banale esempio è il massaggiare la cicatrice della zona del prelievo del semitendine. Se tu la massaggi puoi creare una distensione della guaina. Questa era una cosa che a noi succedeva con fisioterapisti che erano appena arrivati e ovviamente non avevano magari questa conoscenza delle cose che si possono o non possono fare. Quando tu conosci bene la tecnica, sicuramente ti muovi con più dimestichezza, hai meno paura, e sicuramente il risultato è più buono e meno tempo. E ne abbiamo parlato tante volte, fa la differenza, e il fisioterapista che si occupa di un distretto è chiaro che è molto settoriale, però di sicuro essere trattato da un fisioterapista che segue continuamente ginocchio a uno che fa tutto fa la differenza, come da uno che fa spalla o fa tutto fa la differenza. Però io che mi sono operata a tutte e due le spalle, l'ho vissuto anche nei miei panni, e quindi ho capito che molte volte io le dicevo: guarda, questo non farlo, perché magari avevo un'infiammazione del capo lungo, fammi un'altra cosa, perché questo mi fa stare peggio. Quindi è fondamentale, secondo me lo step più importante che i fisioterapisti possono fare è avere una buona conoscenza dell'anatomia e, nel caso del postchirurgico, la tecnica chirurgica, che è il tipo di via di accesso, che sono fondamentali, tutte le complicanze o la zona dei prelievi delle prime fasi postchirurgiche, perché così voi potete lavorare in più sicurezza. Quindi il messaggio che traspare in realtà è ridondante: bisogna studiare, bisogna mettersi a disposizione dell'amico chirurgo che mostra appunto quella che è la tecnica chirurgica, bisogna saper leggere e interpretare la letteratura per andare poi a soddisfare anche quelli che sono i bisogni delle persone che hanno appunto non patologie di interesse chirurgico, ma di interesse conservativo. Allora, l'approccio a un paziente con problematica ad interesse conservativo, anche lì ha bisogno di un fisioterapista, come tu giustamente hai detto, che studia, critica la letteratura, la fa propria e la applica ogni giorno nella propria quotidianità. E quindi l'ultima domanda che vorrei porti è questa: quanto è importante il fisioterapista adeguatamente formato? Adesso noi abbiamo parlato del fisioterapista specializzato in terapia manuale ortopedica, ma comunque un fisioterapista che si forma, che studia, che si applica e che si muove come la medicina basata sulle prove di efficacia indica, quanto appunto è importante questa inclinazione nel fisioterapista del domani rispetto al paziente che ha bisogno di appunto un trattamento riabilitativo lontano appunto dall'atto chirurgico? Beh, sicuramente fa la differenza, cioè nel senso che il fisioterapista che si occupa di studiare
l'evidence base del suo lavoro quotidiano, quindi se quello che fa funziona o non funziona e quali sono i risultati, oltre alla sua manualità, perché ovviamente non dobbiamo dimenticare che la differenza che fa per esempio il vostro lavoro con il nostro è che voi avete il paziente nelle vostre mani, questa è la grande differenza. E in questo io però ti devo dire che condivido molto l'idea del lavoro nell'equipe. Cioè, secondo me, se tu riesci ad avere un fisiatra sull'ortopedico conservativo che ti dia qualche cosina in più sull'esplorazione, poi è chiaro che ottieni anche un risultato migliore. Però, ripeto, io ho letto tanti articoli scritti da fisioterapisti, molte volte molto più interessanti di quelli che fanno i fisiatri, secondo me, secondo la mia idea, e su cose veramente pratiche, no? Magari la sensazione, poi magari a scale di valutazione un po' diverse delle vostre, che in realtà per me sono anche un pochino meno importanti. Quindi ovviamente la cultura è una parte in più della formazione del fisioterapista che non può mai dimenticare. Ecco. Sicuramente l'approccio multidisciplinare, l'associazione di più visioni, di più prospettive, di più armi rispetto a quello che può servire per la riabilitazione del paziente è sempre qualcosa di auspicabile, e io mi sento di consigliare proprio questo, cioè di circondarsi di persone valide, di persone che la pensino anche non in modo diverso ma in modo già complementare, in modo da far sì che il paziente abbia il miglior trattamento possibile in funzione appunto della soddisfazione delle proprie richieste. Grazie mille. Sì, Maya. Infatti, finisco con questo, la vedo proprio così, cioè, ma penso che chiedere consiglio sempre a altri è sempre la carta vincente per tutti, cioè nel senso non giocare una partita dove non sappiamo il gioco, cioè non mettersi a fare delle cose sulla quale non stiamo sicuri. È chiaro che noi oggi stiamo parlando della super specialità, però se io devo dire qualcosa a un fisioterapista che parte da zero, e non avere paura, confrontarsi, chiedere al fisiatra, chiedere all'ortopedico, chiedere ai suoi colleghi che sono più preparati, non avere paura di perdere il paziente. Io ho sempre fatto così nel mio mestiere e per me è sempre stata la carta vincente. E ho lavorato in tanti posti diversi, con tante persone diverse, e non ho mai avuto paura. E mi sono sbagliata anche tante volte, però mi ha servito anche tanto per imparare. E questo è il messaggio che io vi volevo dare. Ringrazio AIFI, e sono contenta che, come sia Gascot sia qua, con Fabrizio formiamo parte di un comitato che speriamo che dure molti anni, e io vi ringrazio infinitamente. Grazie. Eccoci qua, scusatemi. grazie mille dottoressa Pereira, grazie mille Fabrizio. Avete toccato sicuramente dei punti salienti, fa estremo piacere constatare che si siano riuscite a superare all'interno del contesto scientifico, delle società scientifiche, quelle barriere di comunicazione dietro cui ci siamo per tanti anni nascosti. Abbiamo parlato, non dobbiamo più parlare di lotta di competenze, ma di sovrapposizione di competenze, condivisione di competenze, comunicazione fattiva ed efficacia terapeutica. Credo che questo sia davvero il segno giusto tracciato sul percorso migliore per noi come professionisti, per la condivisione con altre professioni e soprattutto per il bene del paziente. Quindi augurando a tutto quanto il nuovo comitato di riabilitazione sia Gascot i migliori auguri e il proseguio il più lungo sperato e auspicabile possibile. Passerei a questo punto all'ultima parte, colgo l'amo che ha lanciato la dottoressa parlando dell'importanza della conoscenza dell'anatomia e della patologia. Patologie estremamente frequenti, quelle in ambito muscolo-scheletrico, ma alcune patologie che rimangono nascoste nell'ombrello dell'incertezza e di quello che rientra nella rarità.
A tal proposito, riteniamo opportuno, prima di concludere e poterci salutare, portare la testimonianza delle associazioni dei malati attraverso un'intervista che per questioni organizzative è stata preregistrata. Avremo modo di proiettare tra pochi secondi l'intervista condotta tra l'altro dal nostro presidente nazionale AIFI Simone Cecchetto alla dottoressa Lucia Marotta di Animas ODV, un'associazione dei malati che si occupa del coinvolgimento di una patologia reumatica, in particolare della sindrome di Sjögren. Siamo qui con la dottoressa Lucia Marotta, presidente di Animas ODD, e poniamo a lei, e la ringraziamo per la presenza, poniamo a lei due domande all'interno appunto del tema di questa bellissima puntata. La prima, dottoressa Marotta, tra le disfunzioni muscoloscheletriche in cui la fisioterapia può avere un grande beneficio, ci sono le malattie reumatiche, e tra le malattie reumatiche ce n'è una che particolarmente stravolge la vita delle persone, che colpisce, la sindrome di Sjögren. Come la fisioterapia ha aiutato lei e come aiuta le tante persone affette da questa sindrome? Grazie Presidente per avermi invitato e posta questa domanda. Effettivamente tra le malattie reumatiche la sindrome di Sjögren, e vorrei sottolineare la sindrome di Sjögren primaria sistemica, perché è la forma veramente grave e devastante proprio per la complessità e il fatto che sia sistemica, veramente devasta l'organismo, e il quadro clinico può diventare spesso gravissimo, molto devastante. La fisioterapia ha un ruolo importantissimo, proprio perché nel 60-70% dei casi, anche nelle forme non gravissime, la presenza di problematiche muscoloscheletriche, eccetera, sono presenti. Quindi una percentuale molto alta di persone che purtroppo si trova poi ad assistere a un degrado veramente grave, quindi a una degenerazione a livello muscoloscheletrico, con problematiche deambulatorie anche molto gravi, fino a ridursi a non deambulare più e quindi a stare su una sedia a rotelle. Il problema è di un'attenzione che oggi, ahimè, il governo non ha, una prevenzione, quindi un approccio preventivo sarebbe fondamentale, non è previsto. Cioè oggi, se va bene, il servizio sanitario riesce a, diciamo, a dare due cicli all'anno, ma per queste forme aggressive non bastano, quindi deve esserci una prevenzione e un monitoraggio di queste forme sistemiche aggressive. Grazie mille, quindi una fisioterapia che diventa elemento importante, strategia importante per la qualità di vita delle persone con sindrome di Sjögren primaria sistemica in particolare. Poi sappiamo che Animas è una grande associazione molto attiva, e allora la domanda è: in quali battaglie i fisioterapisti, gli AIFI, possono stare al vostro fianco? Quali battaglie state combattendo in questo periodo, e quindi in quali possiamo aiutarvi in particolare? Prego. L'associazione è molto attiva, appunto, come lei ha detto, e abbiamo bisogno però nelle nostre battaglie di essere fiancheggiati anche da associazioni specifiche, tra cui anche quella dei fisioterapisti, perché la riabilitazione diventa qualcosa di importante, direi fondamentale, da inserire nei piani terapeutici accanto a cure odontoiatriche e quanto altro occorre alle forme, ripeto, complesse e sistemiche. La riabilitazione deve essere pensata non solo come uno strumento necessario e fondamentale
per monitorare e supportare le persone, ma anche con una logica preventiva, quindi di prevenire ulteriori degenerazioni e mantenere lo status quo e non farlo peggiorare, perché sono risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa logica deve entrare purtroppo nella mentalità dei burocrati e di chi ci governa. Poi è importante l'affiancamento anche per insistere a livello ministeriale e della commissione l'inserimento della forma primaria sistemica come rara nei LEA. È un diritto che è stato per troppi anni negato, e quindi speriamo che presto questo aggiornamento avvenga e con il suo inserimento, e avervi al nostro fianco è fondamentale. E chiuderei col discorso anche di stilare delle linee guida che possano essere uno strumento poi applicativo in tutte le regioni, perché c'è anche tanta difformità. E vorrei chiudere con una cosa bella, un lancio, con finalmente il nostro film La sabbia negli occhi, che ha riscosso successo nelle varie sale cinematografiche. Oggi è possibile fruirlo, vederlo su Amazon Prime Video. Dal 13 agosto è possibile vederlo su questa piattaforma, che non è la storia della malattia, è la storia di una donna, è la storia di coraggio, la storia di combattere, di amare e di non arrendersi per una battaglia di vita. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Marotta e a tutto il grandissimo lavoro che lei e tutta l'associazione fa, e rinnovo la partecipazione e la presenza di AIFI al vostro fianco. Grazie e andiamo avanti insieme. Bene, abbiamo ultimato questa ultima sessione. Richiamo in questa room virtuale tutti, una parte di tutti quanti i membri del direttivo del GTM. È stata un'ora molto intensa, speriamo di aver dato il più possibile emozione ai più di quello che facciamo. La dottoressa Marotta ha toccato, secondo me, l'ultimo dei punti fondamentali per la nostra professione e per noi fisioterapisti specializzati in riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici, ovvero sia le linee guida. In Italia ancora ad oggi siamo un po' indietro nei percorsi di stesura di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici in ambito di riabilitazione muscolo-scheletrica. Il GTM è assolutamente in prima linea nel proporsi come protagonista dello stilare questi documenti. Quindi lascerei le ultime parole e di nuovo gli onori di casa al nostro presidente, e per poi salutarci e rinnovare a tutti quanti l'invito a seguirci sui canali social, perché domani si festeggerà alla grande la giornata mondiale della fisioterapia. Grazie Mattia e grazie a tutti i colleghi che hanno reso questa serata davvero eccezionale, dai colleghi del direttivo ai pazienti, alle associazioni di pazienti e all'associazione scientifica sia Gasco. Se domani è la giornata mondiale della fisioterapia, diciamo che il preludio che noi abbiamo dato è, come dire, si prospetta una grandissima giornata per domani, se come dire, i presupposti sono questi. Oggi abbiamo visto, abbiamo sentito la cosa che più ha emozionato le considerazioni dei pazienti, le loro esperienze, la dottoressa Marotta che ha portato la sua esperienza come presidente dell'associazione dei malati di malattia di Sjögren, di sindrome di Sjögren. Quindi tutti insieme non possiamo altro che vincere contro tutte le battaglie che purtroppo i pazienti devono affrontare. Noi, appunto, lo slogan di AIFI non può che essere più azzeccato, quindi noi rimettiamo in moto la vita, e come dicevo prima, i pazienti rimettono in moto la nostra vita, la nostra passione, il nostro cuore. Quindi grazie a tutti voi di essere stati con noi, grazie
di affidarvi a noi. Noi, d'altro canto, mettiamo tutto il nostro impegno nella professione, nello studio e nella formazione continua, così come già stato definito prima dal dottor Firas Murad. Quindi grazie a Fabrizio, grazie Firas, grazie Mattia, e come sempre sei il nostro anchorman d'eccezione. Quindi una grandissima serata. Grazie a tutti e buona festa della fisioterapia mondiale per domani. Buona giornata a tutti. Grazie mille, rinnovo i miei saluti a Fabrizio e Firas. Quale modo migliore per chiudere se non unire virtualmente il sud e il nord in un'unica schermata, dalla Puglia a Brescia, il Trentino con furore. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a tutti quanti, e di nuovo un grandissimo augurio per domani a tutti quanti i fisioterapisti d'Italia e del mondo. Di nuovo buona serata. Grazie. Grazie a tutti.